A dire no oggi è Rosaria Capacchione. Secondo il rapporto della Federazione Nazionale della Stampa, nell'ultimo anno in Italia ad aver subito minacce di vario tipo sono circa 400 giornalisti. 40 sono attenzionati dalla criminalità organizzata, 10 sotto scorta. Rosaria Capacchione è una di loro, Giulianino Marrucci. Faccio l'esempio, se io devo andare al pronto soccorso nel cuore della notte, devo telefonarci, lui dice devo avvertire che io devo andare al pronto soccorso. Ad esempio, no? Al cinema. Siamo andati una volta sola, in 2 anni e mezzo sono andati una volta sola. Mediamente tutti i posti dove è affollato cerca di evitarci. Ci si riesce ad andare in vacanza sotto scorta? Ah no, ma io quando vado in vacanza vado fuori. E se no me li devo portare a te, ma ti rendi conto? Scusa, ma ti rendi conto? No, io ormai la prendo a ridere. Che devo fare? Oggi la prende a ridere Rosaria. Nonostante tutto, non si è pentita di aver scelto, fin dall'inizio della sua carriera, di occuparsi di cronaca nera. In nera nessuno si interessava. Si interessò Rosaria. E purtroppo, dico purtroppo perché, capitò in una zona, il Casertano, dove esplose sta delinquenza organizzata. Io non penso che Rosaria avesse deciso di fare la giornalista anticamorra, e che nel fare il suo lavoro si imbatteva in una realtà, in un mostro, e ha scelto di non ignorare questa realtà o di non edulcorarla. Comincia nell'85, nella piccola redazione del Mattino di Caserta, proprio in contemporanea con l'ascesa del clan dei Casalesi. Tutto sommato Caserta, un po' come Napoli, aveva l'idea che parlare troppo di camorra facesse male, per cui credo che ci fosse tutto un contesto ambientale che non era affatto entusiasta che si parlasse, diciamo, in modo approfondito dei Casalesi. Tu hai utilizzato da sempre un metodo, che è quello più banale del cronista, vado, vedo, racconto. Quando ti accorgi che a fianco a te ci sono altre persone che vanno, vedono, e poi non raccontano. Per cui alla fine ti trovi a scrivere delle cose normali e che lo scrivi da sola. Una volta, due, tre, quattro, cinque. Alla fine tu sei quella cattiva. Così cominciarono ad esserci i primi seri problemi. Chi era questa giornalista che si permetteva di raccontare tutto stando sul territorio casertano? E ho cominciato ad avere qualche messaggio non proprio tranquillizzante. Fatti i fatti tuoi, ma che te ne importa, tu non fai un poliziotto. La camorra non ama chi si occupa di lei e mentre manda i messaggi a Rosaria uccide Giancarlo Siani, un giovane collega che da poco lavora alla redazione di Napoli. È stata molto scioccante perché non era mai successo. Però io non ricordo di aver pensato adesso cambio mestiere, questa è una cosa che ci fermerà. Non l'ho mai pensato a una cosa del genere. Ho pensato che quella fosse una cosa gravissima che era successa, irreparabile che era successa, ma che era anche imponeva un obbligo a proseguire su quella strada. Da allora Rosaria non ha più smesso di essere la voce critica di questo tormentato territorio. Qua siamo in terra di camorra. Questi sono i rifiuti, questo è quello che noi mangiamo. Il ciclo completo di come ci stiamo avvelenando. Sono terre che una sì e una no sono sequestrate. Rosaria ha fatto un lavoro che nessun altro ha fatto a Caserta, e cioè quello di mettere insieme i pezzi. Quando tu fai capire qual è la trama, per esempio, di penetrazione nel tessuto economico, i subappalti, gli acquisti dei negozi, tutte queste cose qua, dai fastidio perché lì tu tocchi i soldi. Le mani nelle tasche della camorra le mette nell'estate del 91, quando critica addirittura un'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale a breve sarebbe stato dissequestrato un terreno del valore di circa 10 miliardi di lire, riconducibile al più famoso dei Casalesi, il boss Francesco Schiavone. E lì diciamo che poi invece ho fatto qualcosa che andava un po' oltre la cronaca. Ho in mano l'ordinanza, la sentenza, faccio una mia indagine parallela, per cui accerto che alcune cose che erano state scritte in quell'ordinanza non erano vere, ne faccio un articolo, da questo articolo si riapre il caso, viene impugnato il provvedimento, viene risequestrata la proprietà.
Nel 96 il pentito Dario De Simone confessa che da quell'episodio sulla testa di Rosaria pende una condanna a morte, eppure la minaccia non è sufficiente per farle accordare misure di protezione. Io non ho mai enfatizzato queste cose per una serie di ragioni. La prima è che non mi andava che a casa mamma si preoccupasse. Banale, banalissima. La seconda cosa è che io correvo il rischio che il giornale, per tutelarmi, mi mettesse a fare un'altra cosa, cosa che io non volevo assolutamente che accadesse. La beffa è che una quindicina di anni dopo, proprio su quel terreno, lo Stato ci ha fatto una discarica. Una parte doveva andare al demanio militare e una parte invece all'Agro Rinasce, che doveva realizzarci una fattoria biologica, fattoria didattica, è saltato tutto. Per cui alla fine tu arrivi alla conclusione, cioè, io rischiavo di farmi ammazzare la famiglia Schiavone per trasformare quel luogo in una discarica. A metà degli anni 90 inizia il più importante dei processi ai casalesi. A raccontarlo nei dettagli ci sono solo gli articoli di Rosaria. In quel momento le analisi che noi conducevamo venivano seguite e spiegate all'opinione pubblica dalla Capacchione, con una capacità di approfondimento degli atti giudiziari e di analisi sugli atti giudiziari senza precedenti, e questo la rese sicuramente appunto pericolosa, perché vai a toccare soprattutto un aspetto della criminalità organizzata, la sua voglia di avere consenso, di dominare anche culturalmente le persone. Quando mette in discussione questo dominio, più ancora che quando mette in discussione il dominio economico o criminale, questo rimane in bestia. Dopo 13 anni e centinaia di udienze, quando ormai il successo mediatico di Roberto Saviano aveva acceso i riflettori sui casalesi, l'avvocato del clan Michele Sant'Anastaso, arrestato lo scorso settembre per corruzione e falsa testimonianza, decide di leggere in aula una lettera d'accusa firmata da due boss, Francesco Bidognetti e Antonio Iovine. La Capacchione veniva indicata insieme a Saviano come una sorta di, diciamo, di braccio armato della procura, di cui io sarei stato il regista. Mi lessero il passaggio e io capii che non stavano scherzando, perché capii. Forse magari il resto del mondo non avrebbe capito niente, ma io ho capito. A questo punto, anche per Rosaria, si comincia a prospettare l'idea della scorta. Credo che questo disinteresse sarebbe continuato tranquillamente se il mio nome non fosse stato associato a quello del più famoso Saviano. Per cui alla fine il conto che fu fatto, cioè ci sono tre nomi in questo documento, due hanno la scorta, una no perché. Da lì in avanti intimidazioni appaiono prima sui muri di Casal di Principe e poi sulle scale della redazione. Palesemente un segnale per far capire, guarda, ti possiamo arrivare a scrivere qualunque cosa, possiamo, adesso abbiamo fatto una scritta, abbiamo lasciato una scritta, però siamo qui, possiamo... Il 10 ottobre del 2009 invece qualcuno gli entra in casa, ma non ruba nulla, solo un premio. Beh, insomma, se si fa un furto in appartamento e non si ruba niente, praticamente fa parte, diciamo, della esperienza investigativa che si possa trattare, e quasi sempre si tratta di un atto dimostrativo, di un segnale che si vuole dare alla vittima, nel senso di dire guarda che noi ti teniamo d'occhio, ti teniamo puntato, possiamo fare di te quello che vogliamo. Un fatto analogo è successo lo scorso aprile. Qualcuno era entrato a casa di Rosaria mentre Rosaria stava dormendo. Questa cosa mi ha un po'... perché mi ha messo in condizione di valutare la mia vulnerabilità rispetto alle cose. Cioè, uno entra in casa e io non me ne accorgo. Sarebbe umano pensare, tra virgolette, tirare leggermente i remi in barca. Invece lei ha continuato a lavorare... Certo, aveva la scorta. Perfetto, andava sul posto con la scorta. Perché l'unica risposta che Rosaria potesse dare in quel momento era proprio quello, continuare a fare il suo lavoro. E in questo credo che abbia dato un ottimo esempio. Perché questo è un mestiere così. O ti stanchi, ti stufi, ti metti a fare altro, oppure se continui ti innamori. Grazie a Rosaria Capacchione. Se oggi l'informazione è un po' più ricca, è anche perché ci sono giornalisti come lei. E grazie anche a tutti quelli che ogni occasione è buona per ricordarne i nomi. Cosimo Cristina, Mauro De Mauro, Mario Francese, Pippo Fava, Peppino Impastato, Beppe Alfano, Mauro Rostagno, Carlo Casalegno, Giovanni Spampinato, Giancarlo Siani, Walter Tobagi. Questo C'è chi dice no era dedicato a loro.